Io scendo dal palco, ancora grazie a tutti, un applauso speciale ad Asghar Paradib, Babba Karimi e Francesco Bruni, grazie. Allora, maestro Faradi, la mia ammirazione per lei è tale che sono costretto a ringraziare Valerio Carocci di avermi permesso di parlare con lei questa sera. Naturalmente la mia ammirazione è l'ammirazione di tutti i cineasti, di tutti i registi e gli sceneggiatori italiani che sono stati folgorati dal suo cinema. Io in particolare, quando ho visto Una separazione nel 2012, sono rimasto talmente folgorato che ho pensato: ecco che cosa volevo fare quando ho cominciato a fare questo mestiere. Poi successivamente ci ho anche provato a farlo, ma non ci sono riuscito, quindi ho moltissime curiosità che la riguardano e pensavo di dividere questa conversazione in due parti. In una prima parte parlare di lei, del suo percorso personale, e in una seconda parte, dopo la visione del film, parlare più, diciamo, di poetica cinematografica, forse anche di tecnica cinematografica con lei, e lasciare spazio anche a qualche domanda da parte del pubblico. منم یه سلامی بکنم قبل از که شروع بکنیم به همه کسایی که امشب اینجا هستن. Prima di iniziare vorrei salutare tutti voi che siete venuti qui stasera. یه سلامی گرم‌ترم به همه ایرانیایی که اینجا هستن که میگم سلام. Speciale caloroso saluto agli iraniani che vedo in sala. خیلی برام هیجان انگیزه که این تعداد فیلمسازها رو امشب در فضای باز می‌بینم. این آرزوی هر فیلمسازی که در دنیا که فیلمش این شکلی دیده بشه، در روزگاری که دارن همه عادت کنن روی موبایل ها فیلم‌ها رو ببینن. Sono emozionato di vedere così tante persone in una piazza che sono venuti per vedere un film, perché viviamo in un'epoca in cui si abitua sempre di più a vedere film sui cellulari. خیلی خوشحالم که امشب اینجا به دو دلیل. یکی این که من از در دوره نوجوانی چیزی که خیلی روم تاثیر گذاشت که بدونم چه نوع فیلم هایی رو بسازم فیلم های ایتالیایی بود که اون موقع در واقع در جامعه سینمای ایران روش خیلی صحبت میشد، مثل کارهای فلینی، کارهای دسیکا و فیلمسازهای بزرگ اون موقع. یه واقع‌گرایی توش بود که سلیقه نسل من رو ساخت. Sono particolarmente felice di essere qui perché quando ho cominciato il mio percorso da cineasta l'ho iniziato conoscendo il cinema italiano che in quell'epoca in Iran veniva presentato, e devo dire che attraverso De Sica e Fellini in particolar modo ho visto quel realismo del cinema italiano che mi ha colpito particolarmente e mi ha segnato. ولی امشب کسی در واقع اون کسی که باید مورد تشویق قرار بگیره من نیستم، کسایی دیگه هم که الان راجبش میخوام چند جمله صحبت کنم بعد دیگه شما شروع کنید. In realtà la persona che deve essere applaudito stasera non sono io, sono altre persone che meritano il vostro applauso, e di queste persone che vi voglio parlare in breve. من این روزا توی اسپانیا مشغول کار بودم و تصمیم داشتم هیچ سفری تا پایان فیلم برداری نرم. Questi giorni sto girando il mio ultimo film in Spagna e avevo deciso di non fare alcun viaggio durante le riprese di questo film. بعد یه ایمیلی دریافت کردم از یه تعدادی جوون
که برام توضیح دادن که چه کارهایی کردن تا الان، همین کسایی که با لباسهای این رنگی الان داری میبینینشون. Dopodiché ho ricevuto una mail da parte di alcuni giovani ragazzi che vedete qua con queste magliette addosso e mi hanno spiegato quello che stanno facendo in questo momento a Roma. اونقدر اون کاری که کردن نمادین بود و بزرگ بود که من وظیفه خودم دیدم بلافاصله بگم که میام، علارغم اینکه مشغول کار بودم. Ho trovato quello che fanno simbolicamente così importante e interessante che ho deciso di affrontare questo viaggio e venire qui a trovarli. اونها به عنوان نمونه یک سینمای قدیمی رو که خاطرات زیادی داره در ایتالیا زنده کردن، بازسازی کردن، هنوز اون رو نتونستن به کار بندازن و هنوز یه مراحل قانونی باید طی بشه، ولی تا اینجا خیلی حرکتشون عجیب بوده. Hanno fatto rivivere, hanno dato una vita nuova a un cinema che da anni non veniva utilizzato. E l'hanno fatto in maniera incredibile, anche se ancora non sono riusciti a arrivare al loro obiettivo, ma hanno fatto un lavoro veramente incredibilmente interessante, veramente importante. Sinemai qadimi che pur az khatere ast dar hame jay dunya, az jumle keshvar man be rahati daran kharab mishan. Le sale cinematografiche vecchie che stanno anche in molti paesi, compreso il mio paese, sono abbandonate, stanno andando a rovina, sono pieno di ricordi. Ma yani tashviq mardom be in che tu khuna ha va tanhayi film ro bebinan. E questo significa portare le persone a vedere i film da soli nella propria casa. من امیدوارم که دولت ایتالیا بدونه که حرکت این بچه ها چقدر در اون تو دنیا انعکاس داشته باشه و چه تأثیری در آینده در سینمای دنیا خواهد داشت. Io spero che il governo italiano possa capire che l'azione che portano avanti questi ragazzi possa avere una importanza molto grande, possa avere una riflessione mediatica a livello mondiale. این حرکت فکر می‌کنم که به زودی از ایتالیا گسترش پیدا می‌کنه به کشورهای دیگه، این نجات سینماهای قدیمی توسط جوان‌ها. Sono convinto che questa azione di salvare le sale vecchie abbandonate possa avere sempre più possa accadere sempre più in altri paesi, in modo da salvare le sale cinematografiche che si stanno andando in rovina. Ma in harakat-o kamelan poshtibani mikonam va har komaki niyaz bashe anjam midam. و آرزوم اینه که سال بعد فیلمی که الان دارم توی اسپانیا میسازم رو تو سینما امریکا رو تماشا کنم با همین بچه ها. Io do il mio totale sostegno a questi ragazzi. Spero con tutto il cuore che l'anno prossimo, quando uscirà il mio prossimo film, si possa proiettare nel cinema America. Ha risposto a quasi tutte le domande che stavo per farle. E posso dire qualcosa su di lei, quello che ho scoperto. A 13 anni lei già girava film amatoriali e sognava di fare il cinema. Poi però quando è andata all'università, non so per quale motivo, forse ce lo dirà lei, ha finito per studiare teatro, drammaturgia. E in un'intervista ho letto che lei ha detto che questa è stata la sua fortuna, e poi vedendo i suoi film si capisce anche perché, perché ha imparato a scrivere copioni e testi meravigliosi. Volevo avere conferma di questa cosa. Ma aveva il film che è un film cutoso, da 13 anni.
و خیلی جمع و جور و الان عجیبه برام که توی یه بچه 13 ساله چجوری گروه حرفشو گوش میکردن. Il mio primo film era un cortometraggio che ho girato quando avevo 13 anni e adesso quando ci penso a quei tempi mi chiedo come hanno fatto tutti quanti della troupe ad ascoltare un ragazzo di 13 anni. Ah, perché aveva anche una troupe addirittura. Certo. اولین جایزه من بابت همون فیلم گرفتم چون خیلی براشون جالب بود که یه بچه 13 ساله یه فیلم ساخته. یه جایزه هم یه دوچرخه به من روی استیج دادن. E ho vinto il mio primo premio per questo film, perché per la giuria era molto interessante il fatto che un ragazzo di 13 anni ha girato un film e mi ricordo che mi hanno regalato una bicicletta sul palcoscenico. Un جایزه بازیگری بود che برادر من che بازیگر فیلم بود و کوچولو بود اون جایزه گرفته بود. من دوچرخه براش گرفتم توی شب بارونی در این فاصله اون جایی که جایزه بودن تا خونه خیلی دور بود و توی شب بارونی یک ساعت فاصله تا برسم خونه. In realtà il premio era per mio fratello piccolo, più piccolo di me, che faceva il ruolo del protagonista, era il premio per la recitazione. E mi ricordo che dove mi hanno dato il premio era abbastanza lontano da casa mia e quella sera pioveva e io ho preso quella bicicletta, ho pedalato fino a casa sotto la pioggia per dare il premio a mio fratello. من دانشگاه امتحان دادم و فکر میکردم که دوست داشتم برم سینما چون سال یه فیلم کوتاه ساخته بودم. من رو برای تئاتر قبول کردم و فکرم که اصلا دوست ندارم برم تئاتر چون برام دنیای ناشناخته‌ای بود. Quando poi ho fatto il concorso per entrare all'università, in realtà io sognavo di entrare alla facoltà del cinema. Invece ho vinto, sono riuscito a entrare a fare teatro ed sono rimasto un po' deluso perché era un mondo che non conoscevo per niente. بعد فهمیدم که چه شانس بزرگی بوده از هر جهت. مثلا اینکه اینه که من خانومم رو تو رشته تئاتر پیدا کردم و ازدواج کردیم و خیلی خوشحالم بابت این اتفاق. E poi solo successivamente mi sono reso conto di quanto sono stato fortunato a entrare nella facoltà di teatro, anche perché poi tra l'altro io ho conosciuto mia moglie in quella facoltà, la mia attuale moglie, che poi ci siamo sposati e sono particolarmente felice anche per questo. Allora posso dire una cosa, che lei ha conosciuto sua moglie perché sua moglie le ha fatto un provino come attore, mi risulta. Ma la domanda è, l'ha presa poi a recitare? نه خانم قبل از اینکه من تئاتر در شروع کنم کار کردم، خانم من کار میکرد تئاتر و بعد با در واقع من سعی کردم که فیلمنامه‌ای بدم و باهاش در واقع از این طریق همکاری کنم. No, no, non è così. In realtà quando io ho cominciato a studiare teatro, mia moglie già lavorava nel campo del teatro e io mi sono avvicinato a lei perché avevo scritto una sceneggiatura e così abbiamo cominciato a collaborare insieme. Così. Ma abbiamo anche teatro che کردیم به دلیل اینکه بازیگر نقش مرد من کارگردان بودم بازیگر نقش مرد بر بولی که من جای اون بازی کردم و کم کم اجرا رفتیم و بعدش هم ازدواج کردم. E poi abbiamo portato in scena insieme una pièce teatrale, sì. Dove io ero regista e c'era un attore protagonista che poi a un certo punto non si è presentato e così ho fatto anche l'attore e in quell'occasione ci siamo conosciuti e poi ci siamo sposati. Comunque il discorso, oltre che divertente, è importante e interessante per me perché mi sembra che dal suo cinema traspaia in maniera evidentissima un amore per il teatro. L'amore per gli attori innanzitutto, l'attenzione estrema che lei porta al testo, anche perché ovviamente è un testo suo, e la sensazione che ci sia una sorta di compagnia teatrale che si muove intorno a lei, attori che ritornano, e anche quindi degli affetti personali. Oltretutto ho scoperto che la meravigliosa interprete giovane di Una separazione è sua figlia Sarina, quella ragazza meravigliosa, dagli occhi intelligentissimi. E quindi volevo sapere se c'è questa sensazione di compagnia teatrale nel suo lavoro cinematografico.
خیلی دوره‌ای که من توی تئاتر بودم و کار می‌کردم مسیر در اون سلیقه من اونجا ساخته شد. Nel periodo in cui io facevo teatro, penso che il mio gusto artistico si è formato proprio in quel periodo. اونجا فهمیدم که کارگردان به تنهایی هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. È stato in quel periodo che ho capito, ho compreso che un regista da solo non può fare niente. مهمترین کاری که میتونه بکنه اینه که یک گروهی جمع کنه که بتونه تو این سفری که واسه ساختن یه فیلم در مثل یه سفره همدیگر اون گروه دوست داشته باشن و خودش هم اونا رو دوست داشته باشه. La cosa più importante che può fare un regista è avere intorno un gruppo di persone che lo accompagnano in questo viaggio, perché si tratta di un viaggio, girare un film, e che lo portano, lo accompagnano con affetto. وقتی که ما قبل از این برداری شروع میکنیم تمرین کردن، مورد بابک هم در حال تجربیاتشو داره. اگه شما بیان توی سالن ببینید ما رو، فکر کنید که ما داریم برای تئاتر خودمون رو آماده میکنیم. Di solito quando noi proviamo prima di girare, infatti in questo Bobak ha una esperienza, una testimonianza che può portare, se qualcuno ci vede mentre proviamo, si convince che stiamo provando per portare in scena uno spettacolo teatrale. È vero. Tra l'altro, quello che mi piace tantissimo del suo cinema è che è sempre la macchina da presa è sempre al servizio della storia e dei personaggi, ma questo non vuol dire che non ci sia uno stile, anzi emerge prepotentemente uno stile chiarissimo per cui la si riconosce da due inquadrature, però non è mai un'esibizione di sé come regista, è sempre a servizio degli attori e della storia, per cui l'apprezzo particolarmente per questo motivo. این چیزی نیست که با من شروع شده باشه، این از بخشی از هنر شرط میاد. Questo modo di fare non è iniziato con me, non sono io il primo a lavorare in questa maniera, è molto orientale come modo di fare. من نمیخوام ارزش گذاری کنم، ولی دو تا ویژگی هنر شرق و غرب رو میخوام در اون اشاره بشه کنم. Senza giudicare il valore dell'arte orientale e dell'arte occidentale, vorrei però precisare alcune caratteristiche di questi due mondi. توی هنر شرق همیشه سعی شد، در یک دوره سعی میشد که خالق اثر وقتی که تماشاگر اون اثر رو میبینه حضورش حس نشه. C'è stato un periodo nell'arte orientale che era volutamente, si andava verso la non presenza del creatore dell'arte in generale. Per fatto che anche il passato mi dava sentire, ma se di Koshi Koriyoro mi dici, un cestino che lo chiede, un emzone mi chiede, un qualche in un cestino a sorte, un bugizzo. Anche se voi andate a vedere delle moschee antiche dove ci sono delle maioliche molto interessanti, dei disegni molto interessanti, non c'è mai una firma dell'artista volutamente per non far sentire la presenza impotente dell'artista. Sono andato a vedere un museo da Bar, quando un mujassame molto importante lo vedi, در نگاه اول دارید سازنده اون مجسمه رو تحسین میکنید، نه خود مجسمه رو. Invece nel mondo occidentale, se andate in un museo e vedete una statua, in primo luogo quelle che apprezzate è l'autore dell'opera, il creatore dell'opera, piuttosto che l'arte di per sé. Io ho lasciato sai dice che سازنده اثر سایه‌اش سنگینی نکنه روی در واقع کسی که داره اون اثر رو میبینه. In realtà nell'arte orientale si cerca di non l'autore dell'opera cerca di non avere un'ombra pesante, un'ombra che copre in un certo senso il valore dell'opera d'arte. Però mi accorgo che stiamo già andando nel discorso artistico. Volevo fare una domanda a Babak e poi chiudere questa prima parte con una cosa che volevo leggere. Come si svolge il lavoro degli attori con Maestro Faradi? Cioè, capisco che il testo ha evidentemente un peso enorme, insomma. Come lavorate? Guarda, è un po' come prendere del pongo e lavorarlo, come fa un artista.
lui fa questo con gli attori, quindi un gruppo di persone ovviamente emotivamente molto diverse, che ognuno deve ha una responsabilità anche nei personaggi che fa. Si comincia dalla lettura del testo, è molto classico, diciamo, il processo, però tutto il lavoro creativo avviene durante le prove, cioè nei 2 mesi di prove che noi facciamo. Lui prende nota, noi siamo liberi, magari le scene che abbiamo le facciamo in maniera violenta, in maniera comica, e in questo ti aiuta ad avere una padronanza del non detto di quello che stai facendo. Poi per ognuno c'è un esercizio, per cui per esempio all'epoca di una separazione il mio compito era andare un giorno sì, un giorno no in tribunale, avevamo fatto un accordo con il tribunale e io ero libero di andare da una stanza a un'altra a vedere i casi e proprio impregnarmi di quell'atmosfera lì. E tra l'altro c'erano altri compiti. E quindi in qualche modo ognuno separatamente si imbede di quella situazione. Quando si arriva sul set non si tocca più nulla. Noi durante le prove la qualunque, lui a volte cambia anche parti della sceneggiatura perché trova degli spunti, aggiunge, toglie, eccetera. Quando si arriva alla competenza si va sul set e si esegue. Sul set si esegue solamente. Giustamente vorrei aggiungere. Anche perché la sceneggiatura parte anche da un presupposto che a volte sul set succede che nel caos mentre stai girando a un certo punto arriva un'idea o qualcuno dice qualcosa che in quel momento può anche sembrare molto interessante, una grande trovata, certo. Però è ancora acerba perché è arrivato lì per lì, mentre tutto il resto è pensato da quasi un anno, certo. È lavorato per mesi e succede spesso che poi vai al montaggio e ti rendi conto che in realtà è stato un errore, esatto, no? Certo. E quindi giustamente una volta che si arriva lì tutta la concentrazione è solamente a eseguire per bene dettagliatamente quello che è stato pensato e provato prima. D'altra parte Hitchcock a qualsiasi domanda sul set rispondeva it's in the script, è nel copione, non c'è bisogno di inventarsi niente. Se lei non vuole dire qualche cos'altro io concluderei per il momento leggendo una sua dichiarazione che io trovo molto significativa. من تشکر میکنم برای خیلی هیجان انگیزه که این تصویر رو درون دارم میبینم این تعداد تماشاگر رو خیلی ایستادن خیلی شاید سخت باشه 2 ساعت نشستن امیدوارم که بعد که فیلم تموم شد اگه این ایستادن یا نشستن دیگه اذیتتون کرده فراموش کنید و فیلم که تموم شد با کلی سوال برید خونه. Sono veramente emozionato, vi ringrazio per essere qui in tantissimi, vedo molte persone in piedi, qualcuno seduto per terra, spero che tra 2 ore passi possiate ancora avere la forza di chiedere, di essere qui e così se avete delle domande sono qua. Io ci sarò sicuramente. Quando lei ha ricevuto la candidatura a questo Oscar del 2017, in quegli stessi giorni il presidente Trump ha emesso il cosiddetto Muslim Ban, per il quale le era proibito recarsi a Hollywood a ritirare la statuetta. In un secondo tempo, rendendosi conto della fesseria che aveva fatto, lo ha revocato per quanto riguardava alcune persone, tra cui lei. Però lei non è andato a prendere l'Oscar. Nell'occasione ha fatto leggere questa dichiarazione che io riporto, sperando che sia stata tradotta bene. È un grande onore per me ricevere questo prezioso premio per la seconda volta. Ringrazio i membri dell'Academy, la mia troupe, il produttore Amazon e gli altri candidati nella stessa categoria. Mi dispiace non essere con voi, ma la mia assenza è dovuta al rispetto per i miei concittadini e per i cittadini delle altre 6 nazioni che hanno subito una mancanza di rispetto a causa
a causa di una legge disumana che ha impedito l'ingresso negli Stati Uniti agli stranieri. Dividere il mondo fra noi e gli altri, i nemici, crea paure e crea una giustificazione ingannevole per l'aggressione e la guerra. E questo impedisce lo sviluppo della democrazia e dei diritti umani in paesi che a loro volta sono stati vittime di aggressioni. Il cinema può catturare le qualità umane e abbattere gli stereotipi e creare quell'empatia che oggi ci serve più che mai. Il primo film suo che ho visto è stato A Baltelli. E noi eravamo abituati al cinema iraniano, a un cinema iraniano di grandissima qualità, che era quello di Kiarostami, che era quello di Panahi, che era quello di Makhmal Bhatt, che comunque raccontavano sempre, diciamo, un contesto in qualche modo non urbano, più rurale, più diciamo lontano dalla modernità. Sono rimasto subito molto colpito da A Baltelli, perché è un film che ha un soggetto che potrebbe essere un soggetto di un film americano, italiano, un gruppo di giovani che decidono di trascorrere un weekend in una casa sul lago. Sono persone apparentemente libere, emancipate. E questa stessa modernità l'ho trovata in tutti i personaggi successivi, in una separazione anche dei personaggi del cliente, che sono attori, che sono insegnanti, che sono donne che lavorano, che sono insomma borghesia metropolitana moderna. Nello stesso tempo però c'è sempre in tutte queste storie il retaggio della tradizione, del senso dell'onore, della religione con cui questi personaggi si trovano ad avere a che fare. Per cui il suo cinema è contemporaneamente universale, perché le sue storie potrebbero veramente essere ambientate e copiate ovunque, ma è molto particolare, è molto particolarmente iraniano, e io credo che in questa accoppiata sia la chiave del suo successo internazionale. درسته، خیلی از اول بعدی هم که کشوری که من توش زندگی میکنم و ازش میام برایش فیلم میسازم خیلی کشور جوونیه، جمعیت جوون زیادی داره. È vero, prima di tutto devo dirvi che il mio paese, l'Iran, è un paese estremamente giovane. وقتی میگم جوون، یعنی با خودش این معنی رو میاره که به دلیل ویژگی جوانی خواهان تغییر هستن، خواهان نگاه رو به جلو هستن. Quando vi parlo dei giovani, vorrei sottolineare questa caratteristica dei giovani, che è guardare il futuro. Sono desiderosi di cambiamenti i giovani. من از یه جایی در شخصیت های فیلم ها غالبا جوان شدن و توی سنایی بودن که در واقع با این قشر بیشتر در ارتباط بودم و غالبا از طبقه متوسط جامعه. Ad un certo punto nei miei film io ho cominciato a trattare le tematiche dei giovani e dei giovani delle società urbane, perché poi prevalentemente ho a che fare con questo tipo di persone nella mia vita. فکر کنم این داستان ها هر کجای دنیا میتونه اتفاق بیفته، نه عین این چیزی که داری رو پرده میبینی، ولی بیس اصلیش هر جایی ممکنه اتفاق بیفته. Sono del parere che queste storie possono accadere in qualsiasi parte del mondo. I personaggi che avete visto non esattamente così come avete visto, ma in un contesto del genere potrebbero capitare dovunque, insomma. ولی چون که به هر حال این فیلم های واقع گرایی هستند، یه رنگ و بویی از اون فرهنگ و اون جامعه و اون طبقه متوسط اون جامعه و جوانهاشون با خودش داره. Essendo poi personaggi reali, che hanno qualcosa di vero, portano con loro dei segni della società in cui vivono, delle tradizioni che costruiscono quella società. Sono sempre molto colpito dal fatto che
i personaggi non sono positivi o negativi, contengono all'interno, al loro interno, la grandezza della generosità e dell'onestà e la meschinità della vendetta. In una separazione il meccanismo drammaturgico è straordinario, perché cambiando punto di vista all'interno della stessa storia abbiamo un'idea della verità completamente diversa. Tant'è vero che il claim di quel film è The Truth Divides, la verità divide. Qua addirittura abbiamo un personaggio che parte da un principio di giustizia e si trova a fare una cosa molto brutta. La mia domanda però è una: mi sorprende che questo cinema così ricco di sfumature nel trattare dei personaggi, di profondità, possa avere successo presso il pubblico americano, che invece è abituato al bianco e al nero e ai buoni e ai cattivi. Diciamo passare il tuo esempio con la Sega. La mia risposta potrebbe essere molto lunga, cerco di abbreviarla. من در همه چیزهایی که از کودکی از نوجوانی نوشتم توی تئاتر توی سینما شخصیت ها رو تقسیم بندی به بد و خوب نتونستم بکنم. Da quando ero giovanissimo ho cominciato a scrivere nel campo del teatro e del cinema, non sono mai riuscito a dividere i personaggi tra buoni e cattivi. تو هیچ کدوم از کارهای من نمیتونی شخصیت پیدا کنی که بگی این آدم مقصره یا این آدمیه که باعث بدبختی دیگران شده. Nessuno dei miei film potreste trovare un personaggio colpevole oppure che ha fatto volutamente del male a qualcun altro. چون در واقع سوالم از خودم همیشه موقعی نوشتن اینه که چگونه با چه وسیله‌ای با چه مقیاس و میزانی آدم‌ها رو به بد و خوب باید تقسیم کنم. Perché mentre scrivo io penso al fatto che qual è l'unità di misura per misurare la bontà di una persona. Su questo rifletto. ممکنه یه چیزی اگر امروز به یه مقیاسی باشه برای اینکه آدم‌ها رو بد و خوب تقسیم کنم، فردا ممکنه این مقیاس عوض بشه. Anche perché credo che il metro che noi usiamo oggi per descrivere, per giudicare la bontà di una persona all'indomani potrebbe anche cambiare. Ma io ho detto che tutte le tragedie hanno sempre un rapporto tra il Abbiamo sempre visto, imparato che nelle tragedie c'è sempre la battaglia tra il bene e il male. Ma noi abbiamo chiesto che آدم های خوب و خیر پیروز بشه و شر نابود بشه و ما آخر رو خوشحال بشیم. Nelle tragedie noi eravamo lì a sperare la vittoria del bene e che tutto bene quel che finisce bene. اما تراژدی مدرن دعوای خوب با خوبه. Secondo me la tragedia moderna è la battaglia tra il bene e il bene. شما به عنوان تماشاگر نمیدونید که کدوم طرف اگه پیروز بشه و برنده بشه خوشحال خواهید بود. Di conseguenza lo spettatore non sa esattamente cosa sperare, quale parte la vincita di quale parte lo rende bene felice. Mio contro il bene tuo. اگر باور کنیم که هر انسانی به خاطر انسان بودنش حق داره که یکم خطا و اشتباه هم داشته باشه دیگه نمیتونیم آدم ها رو به خوب و بد تقسیم کنیم. Se riuscissimo a credere che ognuno di noi, ogni essere umano, proprio perché un essere umano ha diritto a commettere degli errori, non riusciremo a dividere le persone tra i buoni e i cattivi. کاری که من میکنم به آدم ها و کاراکترها توی فیلم ها اجازه میدم از خودشون دفاع کنم و دلایل کاری که میکنم رو نشون بدم. Quello che faccio io nei miei film è dare la possibilità ai personaggi di difendersi e far vedere esattamente le motivazioni che li portano a compiere certi atti. شما این پیرمردی که امشب تو این فیلم بود رو دیدید، دلایلش رو شنیدید، بهش حق نمیدید ولی درکش میکنید. Per esempio il vecchio del film che avete sentito le sue ragioni, magari non gli date ragione, però lo comprendete. Avete pena, perdiamo pena per lui, sì. Assolutamente. Ma questo dipende dal fatto che, essendo lei un meraviglioso scrittore,
lei ama tutti i personaggi che scrive, o sbaglio? Ma اگر همه کارهایی که کردم از این به بعد خواهم کرد اگر همه رو خلاصه کنیم توی کلمه اسم اون کلمه رو میشه گذاشت همدردی Se tutto quello che ho fatto, se dovessi trovare una parola per descrivere tutto quello che ho fatto fino ad ora e quello che farò nel futuro è la solidarietà. من کاری که میکنم با کاراکترام سعی میکنم همدردی ایجاد کنم. Vorrei creare una sorta di solidarietà con i personaggi, una sorta di comprensione. همدردی با آدم‌های خوب و آدمایی که ما قبولشون داریم کار خیلی راحتیه. همدردی با کسی که فکر می‌کنی در واقع خطایی انجام داده اون خیلی کار سختیه. È facile comprendere e essere solidali con chi commette solo atti che tu approvi, che noi approviamo. È difficile invece provare solidarietà nei confronti di chi commette degli errori. Assolutamente. La stessa battaglia fra modernità e tradizione che combattono i suoi personaggi, mi sembra che la combatta anche lei come autore. Se posso permettermi, spero di non metterla in imbarazzo, c'è una scena in questo film che mi ha fatto sorridere, però mi ha anche fatto capire com'è difficile essere artisti in Iran adesso, ed è la scena della prova di morte di un commesso viaggiatore, in cui si prova la scena madre della commedia, quella in cui Biff Loman scopre suo padre, Willy, in compagnia di un amante che dovrebbe essere in accappatoio uscita da un bagno, invece ha un impermeabile addosso e gli stessi attori dicono ma come si fa a recitare sta scena così? E mi è sembrata una maniera molto intelligente, molto garbata di lamentarsi della censura nel suo paese, però non voglio interpretare, vorrei che mi dicesse la sua liberamente, se vuole, la sua opinione in mente. آره در واقع فیلم ساختن توی ایران کار در واقع موقعیت ویژه‌ایه. Devo dire che fare il cinema in Iran ti mette in una situazione del tutto particolare. با مشکلات خاص خودش رو داره. Ci sono molte difficoltà da affrontare. اتفاقا این بخش که اشاره کردی جزو ساده ترین مشکل هاست. Devo dire che questa parte che lei ha notato affronta è un problema abbastanza semplice. یه مشکل ناپیدایی وجود داره که اون خطرناکتره. In realtà il problema più complicato e più pericoloso è quello che non si nota molto, che è più nascosto. اینکه خیلی مثلا من فیلمساز یا خیلی از تماشاگرها هستیم که فکر میکنیم که داریم به نسبت یه فضای سنتی مدرن فکر میکنیم. Intendo dire quando io come regista cineasta oppure anche gli spettatori crediamo di pensare in maniera moderna all'interno di un contesto molto tradizionale. Ma perché noi siamo sonnati nisti? Siamo convinti di non essere tradizionali. Ma il ساختاره ذهنی ما سنتیه. E invece la nostra mentalità rimane comunque ingabbiata nelle tradizioni. این شخصیت معلمی که امشب دیدین این هم شغلش هم نوع زندگیش به نظر میاد با دنیای مدرن خیلی آشناست. Per esempio il personaggio dell'insegnante che avete visto sembra che vive una vita molto moderna, la sua professione, la sua vita di lui fanno un personaggio moderno. اصلا آدم سنتی نیست. Non è per niente tradizionale. ولی ساختار ذهنی سنتیه. E invece la sua mentalità è tradizionale. گاهی ما فکر میکنیم که داریم به سمت مدرن شدن میریم ولی اون ظاهر قضیه در باطن اون استراکچری که توی ذهن ما شکل گرفته و اون قالب کاملا یه قالب سنتیه. E questo è il vero problema. Quando noi pensiamo di pensare in maniera moderna, invece rimaniamo comunque con una struttura mentale che è tradizionale. C'è un altro dilemma, credo che viva anche lei.
la tradizione è vero, la tradizione è limitazione, ma la tradizione è anche identità, no? E uno, diciamo, è difficile rinunciarvi in nome della modernità perché si perde la propria anima. Sto parlando con un regista che ha avuto una fama internazionale enorme, che potrebbe lavorare in tutti i paesi del mondo, credo che in America le farebbero dei tappeti rossi, che però guarda caso torna a girare in Iran. E poi volevo parlare anche con Babak, che vive in Italia, però il suo cuore sta in Iran. Evidentemente qualcosa di questa tradizione vi sta a cuore. Siete orgogliosi di essere iraniani, insomma. Io penso che ognuno dovrebbe essere orgoglioso del posto dove appartiene. Penso che i pesci di acqua dolce debbano essere orgogliosi dell'acqua dolce, così come quelli dell'acqua salata del mare. Il problema è... Anzi, faccio un esempio. Un regista iraniano, un artista, una volta disse che ci sono tre tipi di artisti. C'è l'artista pappagallo, che sente delle cose, lo ripete in maniera anche elementare, non fa nulla di eccezionale, ma siccome un pappagallo a dire ciao ciao, noi ci divertiamo. Poi esiste l'artista ragno, che con la sua bava tesse la tela, aspetta in un angolo e aspetta il pollo. Arriva uno e lo corrode, e sono quelli che io. Poi esiste l'artista ape, si posa su centinaia di fiori, prende il nettare, misto al suo talento, che è appunto la sua trasformazione, e crea non fiori, ma crea miele. E quindi succede un problema, siccome tutti fanno i complimenti all'ape per il suo miele, alcune api pensano di essere loro il creatore del miele, si dimenticano dei fiori dei quali si nutrono. E quindi spesso emigrano, vanno, fanno, si mettono in situazioni che poi non risponde più. Perché magari vanno in un posto in cui ci sono cactus, prova e non tira fuori nulla, o altre cose. Questo è molto importante, il terreno che ti nutre. L'artista non inventa, l'artista trasforma qualcosa che gli viene dato. E quindi quando questo rapporto viene a mancare, ti viene a mancare anche l'arte. Magari fai dei bei prodotti, ma non fai più arte, non trasmetti. Il rapporto con questo terreno è sempre il terreno dove sei nato, dove hai vissuto, di quale tu puoi raccontare i silenzi, puoi raccontare il non detto. È solo di casa tua tu puoi sapere cos'è. Una volta fece un esempio sul film, su una separazione, disse c'è la scena dove con la ragazza che viene a fare i lavori telefona a un centro religioso per sapere se può appunto pulire il vecchio eccetera. A un certo punto finisce la telefonata, passa davanti alla figlia piccola e la figlia dice non dico niente a papà. Solo chi conosce la società iraniana in fondo ha vissuto può scrivere un dialogo così e metterlo in bocca a una bambina di 6 anni, un altro no. Capito? Sì. Questo è il rapporto, sì. Quindi ci sono delle cose in cui non vengono insegnate. Però è quello che fa, in fondo se ci pensi Fellini non si è mai mosso dall'Italia, aveva sempre ci sono delle cose che ti nutrono, quel nutrimento non lo devi mai perdere di vista. Assolutamente. Sarò che il messale dello sviluppo va a chiacere il trovo molto azzeccato l'esempio che ha fatto Babak. Durmundan az sarzamin va farhangi che tush bozor shodi bar tulani muddat ba'es mishe ke natuni ba qalbet film besazi kam kam ba maghzet film besazi. Allontanarsi dalla propria terra a lungo andare porta un artista, un cineasta sempre meno a creare con il cuore e sempre di più magari con la testa. به همین دلیل با همه در واقع شرایطی که وجود داره من همیشه فکر می‌کنم بیشتر فیلم هامو در کشورم خواهم ساخت. E per questo che nonostante tutti i problemi che ci sono, io credo che realizzerò i miei film prevalentemente in Iran. E
e noi siamo molto felici che lei continui a lavorare in Iran. Magari però se volesse venire a fare un film a Roma, insomma, ci sono anche dei bravissimi sceneggiatori, degli attori straordinari qua. A parte gli scherzi, l'ultima domanda che le faccio, poi lascio spazio al pubblico. Ho visto un'intervista, una delle 75 sue interviste che ho visto in questi giorni, dove lei dice: scrivo la prima versione con il cuore, la seconda e le successive con il cervello. Beh, ma il suo cuore però deve essere molto raziocinante, perché io non credo che si possa mettere un ordine così geometrico, così matematico, in una materia che si è buttata giù solamente sulla base dell'istinto. Credo che lei ragioni molto già dalla prima versione sulla forma del racconto. In tasavvur rajam mal vojood dare ke hame chiz ro kheyli mohandesi shode va mesle shatranj dar vaghe michinam va fikr mikonam, vali kesi bavar nemikone ke shurush etefaqan kamelan va shuhudi az qalbam. Si pensa questo di me, si pensa che io costruisco tutto a tavolino come una partita di scacchi e tutto deve essere scritto precisamente. E invece c'è una sorta di rapporto con il cuore che mi guida comunque. اولش نمیگم که چی میخوام به تماشاگر بگم، داستان چیه، اصلا تماشاگر من کجاییه، این فیلم موفق میشه نمیشه، هیچ کدوم از اینها باهم نیست. Non mi pongo questioni come potrò portare con me gli spettatori, dove deve andare il personaggio, se piacerà al pubblico iraniano e in tutto il mondo. Non mi pongo questi problemi. بزنیم راجب جدایی یه مثالی بزنم، شاید این رو بازتر کنه. توی جدایی من یک تصویر توی ذهنم بود که سالها بود این با من بود. تصویر یک مردی که پدر پیرش رو که آلزایمر داره تو حمام داره شستشو میده. Vi faccio un esempio per quanto riguarda una separazione, per farvi capire come lavoro. Io per anni, prima di realizzare una separazione, avevo in mente un'immagine. L'immagine di un uomo che sta facendo, lavando suo padre malato, anziano, con l'Alzheimer, in una vasca. تنها چیزی که میدونستم احساس میکردم که من همدردی دارم میکنم با این مرد و پدرش و میپرسیدم این چرا تنهاست، خانوادهش کجا و قصه اینجوری شروع شد برای من. Io quando pensavo a questa immagine mi sentivo solidale, mi sentivo vicino a questo uomo e mi chiedevo perché lui si è ridotto così, dove sta il resto della famiglia, cosa è successo a questa famiglia. È l'immagine più straziante di tutto il film, effettivamente. La disperazione di lui che non ce la fa, è un'immagine bellissima. توی اون فیلم با خودم نمیگفتم که در شروعش که این فیلم نیست درباره دعوای دو طبقه اجتماعی یا دعوای بین سنت و آدمایی که مدرن شدن. Non mi ponevo il problema assolutamente che vorrei fare un film sulla contrapposizione tra due classi sociali oppure tra la modernità e le tradizioni. Non era questa la prima cosa a cui avevo pensato. فقط فکر میکردم که من زندگی این چند تا آدم رو به گونه‌ای باید توصیف کنم که تماشاگر نتونه اینا رو تقسیم بندی کنه به آدم‌های بد و آدم‌های خوب. این مهمترین چیزی بود که فکر میکردم. Quello a cui pensavo maggiormente era come descrivere questi personaggi, queste famiglie, in modo che lo spettatore non possa fare una divisione netta tra i buoni e i cattivi. حتی فکر میکردم که این فیلم بیرون از ایران اصلا دیده نمیشه چون خیلی به نظرم لوکال میومد. Ed ero convinto che al di fuori dell'Iran non verrà visto, non avrà successo questo film. Lo trovavo molto locale. من به دوستانم که دادم وقتی خوندم فیلمنامه رو گفتن این فیلمنامه چون در ریلی فیلم قبلی من خیلی موفق شده بود و انتظاری بود که ما یه فیلم بسازم که بیرون از ایران خیلی موفق باشه. دوستای من که فیلمنامه رو خوندن گفتن با این همه دیالوگ و اتفاقایی که توی دادگاه میفته اینا رو بیرون از ایران نمیفهمن و بهتره این فیلم رو نسازی. و من فکر کردم خب عیب نداره یه فیلم هم میسازم که فقط توی ایران میبینن. Dopo che ho scritto la sceneggiatura e ho fatto lettera ad alcuni amici,
dato che il mio precedente film About Ellie ha avuto un successo mondiale, loro mi hanno consigliato di non girare questo film. Hanno detto che questo film, con tutti questi dialoghi, queste scene all'interno del tribunale, lo spettatore, il pubblico occidentale non lo capirà, cioè è un peccato adesso in questo momento della tua carriera, forse è il caso di non fare questo film. E io ho pensato, non fa niente, farò un film per un pubblico iraniano questa volta. همه این رو بشم بگم که توی سینما نمیشه حساب کرد، حسابگری کرد از قبل، ولی اجازه داد که در واقع شهودی اتفاقی بیفته. ولی وقتی که اون اتفاق افتاد، شما یکی دو سال روش کار میکنید، اون موقع است که مهندسی میکنید. È per questo che penso che nel cinema non si possono fare troppi conti, non si possono fare previsioni precise, bisogna dare retta all'intuito, al cuore, e poi magari dopo delle certe esperienze si può anche razionare le situazioni. C'è un'ultimissima domanda per i cinefili presenti, che qualcuno c'è. Io ero convinto, straconvinto, che lei girasse in interni con almeno due macchine, perché ha un'abilità clamorosa di muoversi in interni con tantissimi attori in spazi anche molto stretti, e invece non è così. Ma perché? È un fatto ideologico? Rifiuta la doppia macchina? من فکر کنم که کارگردان سر صحنه یک چشم داره و نمیتونه دو تا دوربین داشته باشه. من با یه دوربین فقط کار میکنم. Secondo me, a mio parere, il regista sul set ha due occhi, perciò una telecamera. Non si può lavorare con due telecamere. وقتی یه صحنه داریم که من و شما داریم با هم حرف میزنیم. اگه دو تا دوربین بزنن و همزمان از دو تا زاویه من شما رو بگیرن، یعنی من به عنوان کارگردان اون لحظه مطمئن نیستم که کدوم یکی رو میخوام استفاده کنم، هر دو رو میگیرم که بعد تصمیم بگیرم. این یعنی که من کارم رو بلد نیستم. Secondo me, se in una scena una scena viene ripresa da due telecamere, per me significa che io come regista non sono convinto di quale sguardo voglio avere su questa scena, e ho pensato di va bene, giriamo da tutte e due le angolazioni e poi dopo decidiamo. Questo vuol dire che non sono un bravo cineasta e non sono convinta di quello che faccio. با یه دوربین باید ولی به گونه ای کار کرد که تماشاگر حتی اون یه دونه دوربین هم نبینه و احساس کنه که هر جایی که این صحنه دوست داشته تونسته بره ببینه. یعنی به نوعی با یه دوربین کار میکنی، ولی این توهم ایجاد میشه که انگار چند تا دوربین همه جا همه چی رو دیده. In realtà io uso una telecamera soltanto, però vorrei dare questa illusione allo spettatore che ci sono moltissime telecamere, nel senso che lo spettatore si sente al centro della scena e potrebbe muoversi in qualunque angolo della scena. Ci sono moltissimi tagli, infatti, quindi vuol dire che fate la stessa scena con inquadrature diverse tantissime volte. Esatto. Okay. C'è un ragazzo qui che le vuole fare una domanda. No, domande del pubblico. Vai, se ci sono domande, vai. عرض ادب دارم خدمت آقای فرهادی بزرگ، همونطور که ایشون هم شما رو خطاب میکنم مایسترو فرهادی. خیلی خوشحالم که از طریق بچه های سینما آمریکا اینجا حضور داریم و من به دلیل تایمی که اینجا هستم و چند سالی که درگیر درس هستم و حالا موفق نبودم. این بچه های سینما آمریکا پر اوور اینویتاتو ایل مایسترو سونو فلیچه که لی کوی کن نای. و به دلیل این تایمی که به هر حال چند سالی که من اینجا بودم، متاسفانه هر تایمی که حالا شما در ایران و یه جای دیگه یک قرار اینجوری داشتید و من متاسفانه از دست دادم اون رو و الان فوق العاده در پوست خودم نمی گنجم. Sono estremamente commosso, emozionato per essere qui, perché ogni volta che ho cercato di seguirla in tutti i suoi spostamenti sono mancato per un pelo, perciò questa per me è un'occasione importante. و میتونم به جرئت بگم در بخش سینما و در بخش فرهنگ ما ایرانی ها با نام فرهادی به خودمون میبالیم و
به نظر من فرهادی نگین سینمای ایرانه. Noi iraniani siamo veramente orgogliosi di avere un personaggio come il signor Farhadi che dimostra la nostra cultura attraverso il cinema in tutto il mondo. و مطمئنم نام اصغر فرهادی همچون عباس کیارستمی در دنیای سینما میدرخشد و خواهد درخشد. Sono sicuro che il nome di Asghar Farhadi come Abbas Kiarostami sarà sempre importante alle stelle del, come stelle del cinema, come regista. من سوال خودم رو خیلی کوتاه می‌پرسم خدمتتون. عرض کنم آقای فرهادی، با توجه به اینکه دغدغه سینما دارم و توی روم سینما می‌خونم، وقتی فیلم‌های شما رو می‌بینم خب به هر حال خیلی چالش‌های زیادی برای من ایجاد می‌کنه و همینطور حالا سوال‌های خیلی زیادی. یکی از مهمترین سوال‌هایی که برای من توی فیلم‌های شما از ابتدا از رقص و در غباری که من حالا می‌دونم جزء اولین فیلم‌های شما هست تا الان، فیلمنامه پر از المان‌ها و نشانه‌های به شدت در راستای فیلم بوده. منتها سوال من اینجا اینه که فیلم نامه هایی که شما انجام دادین تا به امروز، با توجه به تفکرات شما، آیا فیلم نامه در فیلم های شما جلوتر از کارگردانتون بوده و یا فیلم نامه همتراز با کارگردانتون بوده و یا نه کارگردانی همیشه غلبه میکرده به این ماجرا؟ Siccome che io sono studio cinema a Roma, vivo a Roma e studio cinema, ho un rapporto molto particolare e profondo con i suoi lavori, ho seguito tutti i suoi film e dal primo film ho sempre notato questa caratteristica forte della presenza della sceneggiatura. E a volte penso forse lei mette al primo posto la scrittura, la sceneggiatura piuttosto che la regia. Non so se è così. من خیلی پاسخ سختیه این سوال سختیه، چون موقعی که می نویسم همزمان هم نویسنده هم کارگردانم هستم، دو تا کاراکتر متفاوت نیستم و خودم نمیدونم که در واقع آیا الان دارم به عنوان نویسنده یک کاری انجام میدم یا این چیزی که می‌نویسم بخشی از کارگردانیه. به خاطر همین خودم نمیتونم پاسخ درستی به این بدم، ولی احساس میکنم که این دوتا هم موازی، هم تلاش میکنم که موازی هم برن جلو. È una domanda molto difficile perché in realtà quando io scrivo mi sento quanto regista tanto lo scrittore. Perciò personalmente non posso dire quale dei due elementi in me vanno avanti, prevalgono sull'altro. Io penso, credo che vanno a pari passo. Merci a te. Salomo Stod, volevo sapere se per il regista la linea di demarcazione tra vendetta e perdono è così labile da farci un film, perché a mio parere la vendetta deve sopraggiungere, invece il perdono alla fine anche per il colpevole riesce ad avere la superiorità sul film, riesce a colpire lo spettatore e a sentire lo spettatore partecipe del dolore del colpevole. Grazie. طبیعتا هر آدمی که یکم به اخلاق اعتقاد داشته باشه بین انتقام و گذشت رو انتخاب میکنه و اون رو تبلیغ میکنه. Penso che chiunque abbia a cuore la moralità
vorrebbe che prevalesse il perdono sulla vendetta e lavorerebbe, predicherebbe in questo senso. È molto più difficile perdonare che consumare una vendetta. یعنی در واقع اونایی که تصمیم به گذشت میگیرن کار قهرمانانه تری انجام میدن. I veri eroi sono quelli che perdonano. اما خیلی سانتیمانتال و احساسات گرایی اگه بگیم که همیشه باید بخشید خیلی کار سختیه. Non vorrei comunque avere un approccio troppo sentimentale dicendo bisogna sempre perdonare. Non è facile perdonare. ولی میشه این تلاش رو کرد و من با این فیلم این تلاش رو عرو کردم که آیا وقتی داری انتقام میگیری مطمئنی که همه حقیقت رو میدونی و بر اساس اون داری یه حکم میگیری و خودت هم اجرا میکنی؟ Io in questo film ci provo in questo senso. Vorrei far riflettere lo spettatore sul fatto che se ti trovi in un momento in cui devi decidere di vendicarti di una persona, devi essere sicuro di sapere tutta la verità, tutti gli aspetti della faccenda prima di decidere che è il caso di vendicarsi. Ma خیلی وقتا انتقام میگیریم راجع به یه چیزی که خودمون از اون آگاهی کامل نداریم، فقط از یه زاویه دیدیمش. Spesso noi decidiamo di vendicarsi delle persone senza sapere tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature di una situazione. این توی مقیاس بزرگتر توی دعوای و جنگ‌های بین ملت‌ها هم وجود داره. In una scala più grande è proprio quello che succede nelle guerre tra diversi popoli. خیلی از کشورها با هم جنگیدن سال‌ها در طول تاریخ و بعد از مدت‌ها و سال‌ها که گذشته تازه متوجه شدن که اون چیزی رو که با ازش انتقام می‌گرفتن اون واقعیت نداشته. Ci sono state diverse guerre per anni tra i paesi per delle motivazioni che poi si sono rivelate futili e ci sono voluti anni prima di sapere che magari non era il caso di arrivare a una vendetta, a una guerra in questo caso. Una domanda io. Qua sono sempre io. Allora è molto personale, non so se riuscirò, dato anche l'emozione, a farla capire. Guardando i suoi film ho notato che il suo popolo, la rivolgo anche a Babak, ha un'enorme attenzione e un enorme rispetto per la verità e soprattutto per la promessa. C'è un'escalation di tensione che ogni volta è fortissima e come promettono sul Corano poi si riabbassa all'interno del film. E è personale perché in realtà la maggior parte delle problematiche, diciamo anche relazionali, che ho avuto nella vita sono dovute al fatto che in questa società, a Roma, in Italia, ma penso in generale nell'Occidente, non ci sia rispetto né per la verità né per la promessa né per la parola data. E quindi mi domando, e la rivolgo per questo a entrambi, se pensate che sia possibile per il vostro popolo mantenere questa bellissima caratteristica, questo bellissimo modo di vivere e di pensare spirituale, religioso, politico e sociale all'interno dell'Occidente, o se invece mano a mano chi si trasferisce in Occidente viene in qualche modo contaminato da questa totale assenza di senso di responsabilità che prende qualunque ceto sociale, soprattutto chi ha ruoli e responsabilità politiche e istituzionali. این اتفاقی نیست که فقط توی کشور من رخ بده. به هر حال در گذشته راحت‌تر در واقع قسم می‌خوردم و پایبند بودم و یه حقیقتی رو آشکار در واقع بهش معتقد بودم و الان در همه جای دنیا در نسل جدید در کشور من یه خورده سخت‌تر این کارو می‌کنم. در کشور دیگه هم اینجوریه که من دلیلش الان براتون میگم. Questo non è una cosa che succede soltanto nel mio paese. Devo dire che in passato la parola data era sacra, molto più di oggi.
nelle generazioni passate. Sempre di più i giovani adesso hanno sono meno propensi nella ricerca della verità. Adesso vi spiego anche un po' il perché di questo. در گذشته آدم ها راجع به خیلی چیزا با اطمینان بیشتری حرف می‌زدن. In passato le persone parlavano con una sicurezza maggiore, trattavano le questioni con una sicurezza maggiore. و الان اطمینانشون کمتر شده و شک ها زیادتر شده. Adesso le persone hanno molto più dubbi, hanno molto meno certezze in realtà. وقتی شما شک دارید کمتر قسم می‌خورید. E quando tu hai dei dubbi è difficile che tu possa giurare su una cosa di cui non sei certo. این عدم اطمینان و شک اتفاقا از آگاهی بشر امروز میاد. بشر آگاه تر شده و چون آگاه تر شده میدونه که همه حقیقت رو نمیدونه و به خاطر همین با اطمینان حرف نمیزنه. Questa mancanza di certezze, la causa di questa mancanza di certezze è perché l'umanità ha più mezzi di conoscenza. Quando tu sei più consapevole dei tuoi limiti, dei tuoi dubbi, è più difficile che tu possa promettere fermamente su qualcosa. مثلاً پیش از این میگفتن که من قسم میخورم که این شخص آدم مجرمیه، آدم بدیه و من شهادت میدم و بابت این حاضرم قسم بزرگی بخورم. In passato succedeva che qualcuno giurava sulla colpevolezza di un personaggio, di una persona, ed era pronto a testimoniare la sua colpevolezza e chiedere una condanna per quella persona. ولی امروز ما میگیم بد یعنی چی؟ به چه کسی میگیم بد؟ کسی که قوانین رو اجرا نمیکنه، طبق چه میزانی اون رو میگیم بد؟ چه مقیاسی؟ Oggi noi mettiamo in discussione il concetto del male. Chi è il cattivo? Qualcuno che infrange le regole? Qual è il metro per decidere che infrangere certe regole fa di una persona cattiva? Fino a che punto? پس بشر امروز آگاه‌تر شده و همین آگاهی به خاطر شکایی که پیدا کرده و همین شکا باعث آگاهی بیشترش میشه. Allora oggi l'essere umano ha più conoscenza, ha più mezzi di conoscenza, è più consapevole, ecco perché ha più dubbi e questi dubbi portano a una maggiore conoscenza. این حس نوستالژیکو نداشته باش که تو بعضی از کشورها یا در گذشته خود شما با اطمینان قسم می‌خوردن، خیلی اعتماد می‌کردن. این اگر امروز نیست معنی بدی نداره. اتفاقا یه بچه خیلی خوب داره. Non essere nostalgico di un passato in cui tutti giuravano su certe cose, su certi concetti, o non essere nostalgico dei luoghi, dei popoli che ancora lo fanno, non è necessariamente una cosa buona questa. Sono del parere che l'essere umano di oggi è migliore dell'essere umano del passato. چون بیشتر شک میکنه. Perché ha molti più dubbi. Io volevo aggiungere solo una cosa a quello che ha detto lui, che questa consapevolezza comunque presuppone la conoscenza e la cultura. Infatti oggigiorno quando assistiamo a fenomeni di fanatismo li andiamo sempre a trovare nei posti e nelle situazioni sociali dove il livello culturale è molto basso e quindi di conseguenza anche la conoscenza e anche la consapevolezza viene a mancare. Quindi quando troviamo che gli artisti, le persone di cultura vengono attaccate, sembra che sia un attacco ad persona, invece è un attacco a un ordine sociale che si vuole stravolgere. Il potere è sempre contro la cultura, per il semplice motivo perché la cultura mette in dubbio il potere stesso. E quindi questa lotta va sempre avanti perché quale potere viene a finanziare qualcuno che lo mette in dubbio? Quello che tu dici del nostro paese, ma penso che valga per tutti, è non bisogna... anche qui cito un altro saggio che una volta mi ha detto: quando un cane arrabbiato ti attacca e vuole morderti,
non è giusto che anche tu ti fermi e cerchi di abbaiare e mordere il cane, quindi ovvio che devi trovare un'altra soluzione. Quindi contro il potere è sempre la cultura che ti porta a quella conoscenza e a capire come in qualche modo ti vogliono fregare, perché se tu hai consapevolezza e cultura è difficile attaccarti. Infatti lo vediamo con i fenomeni, prendi dai fenomeni mafiosi fino al fanatismo religioso eccetera, capitano sempre dove invece manca questa dose di conoscenza. Nel film non si, almeno nella trama del film, non si riesce a capire quali sia stata e che cosa sia avvenuto praticamente nei confronti della donna. Dalle reazioni dei vicini di casa sembrerebbe che sia avvenuto uno stupro, però questo, diciamo, dal film non si riesce ad evincere. E sembra che la vendetta, diciamo, dell'uomo sia più per quello che i vicini di casa hanno percepito di quello che è successo che non dei fatti reali. Almeno questa è l'impressione che si ricava dal film. Parlando questo film di chi? Esattamente questo. من نمیدونیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و یک کم مبهمه. من ممکنه یه نظری داشته باشم ولی شما به من تماشاگر بستگی به نگاه خودتون و روحیات خودتون ممکنه خلاف من برداشته باشیم. مثلا من ممکنه بگم تجاوزی رخ نداده، شما در واقع یه نشانه هایی رو کنار هم چی میبینید که تجاوزی رخ داده. La questione non è molto chiara, non si sa esattamente cosa è successo lì dentro. Io ho una mia opinione, potrei avere una mia opinione, ma ogni spettatore potrebbe avere un'opinione che può essere esattamente l'opposto. Qualcuno può pensare che è stato consumato uno stupro, qualcuno no. همسایه‌هایی هم که رفتن و صحنه رو دیدن خود اون اتفاق رو ندیدن، نشانه‌هایی که ازش برجا مونده بوده رو دیدن و میگن که تجاوز رخ داده. Anche i vicini che poi sono entrati nell'appartamento non hanno visto quello che è successo esattamente, ma hanno visto i segni lasciati dall'accaduto e hanno tratto le conclusioni loro. بعضی از تماشاگران هستن که مثل اون همسایه‌ها فکر می‌کنن بدون اینکه دیده باشن صحنه رو، تو ذهنشون میگن که این اتفاق شکلی رخ داده. Ci sono degli spettatori che pensano come quei vicini di casa e magari pensano che è stato consumato uno stupro. ولی هر چی که هست این مرد به نظر میاد از جایی سعی میکنه که وارد انتقام شخصی بشه که احساس میکنه که همسایه‌ها یه تصوری از اون اتفاق تو ذهنشون ساختن. Qualunque sia la convinzione delle persone, comunque vediamo che il personaggio maschile comincia a pensare alla sua vendetta personale nel momento in cui si convince che i vicini sono convinti che sia accaduto un stupro. این مرد به خاطر همسرش و عشق به همسرش نیست که با اون پیرمرد رو میشه و اون رو آزار میده. به نظر میاد به خاطر غرور جریحه دار شده خودشه. Sembra che lui, l'uomo, non sta affrontando questo vecchietto perché per l'amore che prova nei confronti della moglie o altro, ma proprio per la sua arroganza, il suo egoismo da uomo. من این مرد رو درک میکنم ولی حق بهش نمیدم. Io comprendo quest'uomo, ma non gli do ragione. مجددم بهتون خوش آمد بگم و اینکه چقدر لذت بردیم از اینکه تونستیم فیلم خوبتون رو توی میدون زیبا ببینیم. Poi volevo parlare in italiano perché così penso che così tutti mi capiscono. Ha dato il benvenuto al maestro e ha detto che sono molto felice di vedere il film in questo contesto. Volevo dire una cosa prima con l'amico che ha detto una cosa riguardo la parola sacra e il valore della eredità. Ok, te lo potevo dire anche. Io penso che qui abbiamo parlato molto della compassione di chi
sbaglia e di chi non sbaglia. Credo che l'intento sia un pochino anche di, appunto, di far creare la compassione tra varie persone. Questo secondo me vale anche tra le diverse nazioni, perché diventare, creare l'altro e parlare l'altro non passa sempre di creare attraverso creare il cattivo, ma a volte attraverso anche il glorificare un popolo apparentemente distante, che crede ancora nei valori che magari in questa società, semplicemente purché sia occidentale, non esista più. Io non credo che sia così, ma credo che il maestro abbia risposto. La domanda che mi sono fatta, cioè quello che uno degli aspetti che mi ha colpito del film è, diciamo, questo c'è il cambiamento del personaggio maschile che lo porta a fare questa vendetta, e c'è la solitudine del personaggio femminile. Questa donna viene lasciata sola assolutamente dal marito nel momento che ha subito una violenza, che sia stato un stupro completamente consumato o no, lei ha subito una violenza e aspetta un uomo, un compagno che piano piano non c'è più. È quello che interrompe, cioè, nel momento che si capisce che il rapporto loro è finito, e quando lei ha la conferma che lui non dà abbastanza valore alla sua parola di non farlo, ma non farlo per me, non perché lui non abbia sbagliato, ma perché io ti chiedo di non farlo, resta qui con me, e lui diciamo che la violenza lo fa un altro, ma è lui che perde la compagna. È stato così, però secondo me, vabbè, il personaggio principale è quello maschio forse del film. Come viene raccontato? Che cosa vogliamo dire di questa solitudine di questa donna che sinceramente mi ha fatto molto male, forse più del fatto della violenza in sé, forse la violenza del suo marito nei suoi confronti era altrettanto grave. Grazie. سلام دارم خدمت آقای فرهادی. یه سوال کوچیک داشتم، می‌خواستم بدونم به نظر من یکی اشاره کرد گفت فیلم راجع به انتقام بوده، ولی به نظر من فیلم موضوع اصلیش تجاوز بوده. چرا انقدر به شخصیت زن راستان کم پرداخته؟ به نظر من یه ضعف بنیادینه توی سناریوی فیلم. و یه موضوع کوچیک دیگه، شما خیلی کم به ترجمه کنم Qualcuno ha detto che il tema di questo film è la vendetta. Io penso che il tema principale di questo film è la violenza subita dal personaggio femminile, lo stupro. Trovo che lei nel film non è abbastanza, la sua sofferenza non è stata trattata a dovere. Trovo questa questione una debolezza della sceneggiatura. Io ci faccio dire un po' bene, molto bene. تو این فیلمتون خیلی کم به فشارهایی که رویتون هست اشاره کردید، فقط یه توی صحنه دیدم که راجع به سانسور حرف زدید. چرا؟ از سیستم میترسید؟ È un'altra cosa che vorrei chiederle, a parte perché non ha trattato a dovere la sofferenza della donna, è che mi sembra che parla poco delle pressioni che subisce lavorando in Iran, a parte quella piccola scena in cui in un certo senso denuncia la censura. Cos'è? Ha paura del sistema? نه از سیستم نمیترسم، چون من هم بیرون از ایران میتونم فیلم بسازم و دارم میسازم، هم داخل ایران، یعنی اینجوری نیست که راهم بسته باشه، ترسی ندارم. ولی اعتقادم اینه که این نوع فیلم رو باید بسازم. حالا توضیح میدم چرا. Non ho paura del sistema, il sistema inteso come il governo. Riesco a fare film sia in Iran che all'estero, nessuno mi impedisce di fare il mio lavoro. Se scelgo di fare questo tipo di film, trattare queste tematiche, c'è una motivazione che adesso vi spiego.
میتونم یه فیلم اونجوری که شما مثلا دوست دارید بسازم، یه فیلم سیاسی که سر تا سرش راجع به مشکلات سیاست و حکومت باشه و عیب‌هایی که حکومت ممکن داشته باشه، یا سر تا سرش نقد سیستم باشه. Io potrei fare un film che tratta le tematiche politiche e che denuncia le questioni legate al governo. Potrei farlo volendo. Io mi tuono un film بسازم che نقده جامعه باشه. Potrei anche fare un film criticando la società, i problemi della società. Ma dove mi ho انتخاب کردم. Ho deciso la seconda strada. وقتی جامعه رو نقد میکنیم و مردم بابت اون نقد آگاه میشن، اجازه نمیدن سیستمی بهشون ظلم کنه. ما این رو نیاز داریم. Ho scelto di criticare la società e non il governo perché sono convinto che se le persone hanno la consapevolezza delle problematiche sociali e le critiche che io pongo, allora hanno la capacità di influenzare il governo. Ma per il giovane e il porseshkar niaz darim ta ye hukumat pasokhi. Noi abbiamo bisogno in Iran di una società che fa delle domande alle istituzioni e non abbiamo bisogno delle istituzioni che rispondono semplicemente. Per fare un tutto همیشه تلاش کنم فیلم هایی بسازم که در واقع باعث گفتگو و ایجاد سوال بین مردم بشه و وقتی مردم آگاه شدن خودشون تصمیم میگیرن که چیکار کنن. دیگه نیازی نیست که من به عنوان فیلمساز بخوام تئوری بهشون بدم یا دیدگاه سیاسی ارائه بدم. Ed è per questo che faccio dei film che pongono delle domande alle persone, che fanno sì che la società possa decidere per conto proprio in che direzione andare. Non sono io come cineasta che devo dare elementi e devo decidere per la mia gente in quale direzione deve andare. راجب سوال اول که زن منفعله، به هر حال این فیلم یه فیلم واقعی گراییه و قراره فکر کنیم که داریم یه زندگی رو میبینیم، قرار نیست که فکر کنیم این فیلمه. Per quanto riguarda la prima domanda sul ruolo della donna che non è abbastanza attiva, devo dire che noi dobbiamo il mio intento è descrivere una donna che vive in quella società. من راجع به زنهایی که توی اینجور موقعیت ها قرار میگیرن یا در آستانه تجاوز هستن یا به حریم خصوصیشون تجاوز میشه یا مورد تجاوز قرار میگیرن یه تحقیق رو انجام دادم. Ho fatto delle ricerche sulle donne che hanno subito violenza, hanno subito uno stupro e si sono trovate nelle situazioni in cui stavano per essere stuprate. Ma in شخصیت ها زن رو برسته این تحقیقات نوشتم. E ho scritto, descritto questo personaggio femminile basandomi sulle mie ricerche. Queste donne nei primi momenti sono completamente sotto shock e non realizzano quello che è successo. In un secondo momento poi loro negano tutto quello che è successo e dicono che non è successo niente. E il passaggio successivo è l'isolamento. Loro si isolano, come poi il personaggio femminile è uscita dal teatro e ha deciso di non mettere più piede al teatro. Ma ragazzi, sanno che di فعال و مبارز نشون میدادم که مقابل شوهرش میسینا اون واقعیت که در جامعه وجود داره هم فن نبود، یه دروغ بود. Se io descrivevo questo personaggio in maniera molto attiva che affronta il marito, affronta la questione, non era un personaggio reale. Secondo le mie ricerche le donne in quella società non si comportano in questa maniera dopo un episodio del genere. Cosa che mi ha aziato con la tanta ansia è che una donna con un'energia positiva sociale فعال داره تئاتر بازی میکنه به یک موجود منفعل منزوی تبدیل میشه. این تغییر ما رو به فکر فرو می‌بره.
Quella che io volevo sottolineare è come una donna così attiva, un'attrice del teatro che fa tante cose ed è così energica, dopo un episodio del genere si isola, diventa completamente inerte e si trasforma. Io ho voluto dimostrare come si trasforma una donna in questa situazione.